Eccoci qua, siamo questa mattina in centro a Como, fuori da una delle scuole più tradizionali che è il liceo Volta, Mia ex scuola. a un passo diciamo da Porta Torre, ve la facciamo vedere anche in tutta la sua bellezza e siamo qui questa mattina con la Sciura Ornella, ovviamente. Buongiorno Sciura, tu sei Buongiorno, andata al Volta, quindi buongiorno. Io ovviamente la sono tua andata ex al Volta. scuola, eccola qua. Perché siamo venuti qua in via Cesare Cantù? Allora, siamo venuti qua perché ho letto una storia molto simpatica di un signore che, nonostante non facesse nulla di particolare, ha lasciato il segno in tanti studenti degli anni 30, quindi stiamo parlando penso 1930-1940. Perché? Perché questo signore, soprannominato Caramella, e poi dopo spiegherò perché, si metteva durante il periodo scolastico fuori, qui in portatori fuori dalle scuole, Sì, perché non via c'era solo Cesare liceo Cantù, sì. classico, Ah, beh, c'era sì, anche c'erano. Esatto, tante, qui poi c'era anche dall'altra un'altra. È parte vero, sì. c'era un po' il centro delle scuole. E vendeva con la sua bancarella la frutta cotta zuccherata, e i ragazzi durante l'intervallo scendevano a prendere questa frutta cotta. Questo non lo sapevo nemmeno io, Ed questo. è particolare perché, nonostante questo signore viene riportato, la sua figura viene riportata in alcuni scritti, sia di De Simone, che è stato il. Cosa vuoi? Mi fai acqua. Sia di De Simone, che è stato direttore della provincia, sia da Mariazzi Grimaldi. E proprio per il fatto che Ah, quindi proprio vendesse qua fuori vendesse vendeva. la frutta cotta zuccherata, è stato chiamato Caramella. Ho E poi gli è perdo. andato anche il nome Roberto, ma in realtà non si sa Come si come chiamasse? si chiamasse effettivamente. Però è bello sapere che queste persone, nonostante tutto, non avevano niente di particolare, hanno lasciato un È segno in vero, molte vero. persone. Molti. Ma che anni erano, E Sciura? penso Gli anni 30, anni. perché ne Ah. parla De Simone, che lui andava a scuola, l'ha scritto nel 60, dicendo Quindi che erano proprio tanto tanto agli albori, tantissimi. quindi questi ragazzi di oggi che sono qui, che stanno per Esatto, entrare, manco sanno manco chi è, sanno chi però è, ma non sapeva, non esiste neanche più forse la frutta zuccherata con lo forse stuzzicadenti. Ecco, allora, questa. senti, consentimi un po' di Ma saluti, che no, sono consenti, tantissimi. sono C'è giusto. Carmen, Anna da Palermo, Rita, un abbraccio alla Sciura Ornella, Maria Rita, buongiorno, con un simbolo Buongiorno. della caramella ci ha messo, il poeta Mario, buongiorno Mario, Buongiorno buon Mario. giovedì cara Sciura Ornella, maestra di cultura, Ma non è questa, non è cultura, queste sono. buongiorno caro È Marco, bello Elisabetta, riscoprire buongiorno le da Monza, relazioni. Cosimo, molto bella questa storia, Raffaella da Cusino, Paola da Ferrara, nonna Agnese, Orazio, Saveria, complimenti Sciura Ornella da Rosa, sei una fonte inesauribile di notizie. Orazio da Canossa, poi Sciura Agnese, la nostra nonna Agnese, Elisabetta, Anna, Ruggero, buongiorno, Giuseppina Rita, Graziella, buongiorno anche a te, un saluto a Marinella, Silvana, Anna, Dario, Graziella, buongiorno Anna, Maria, Grazia, Giancarla, insomma tantissime persone. Oliver, oggi a Olgiate c'è profumo di primavera, 3 gradi. Beh, E qui effettivamente si sta diciamo che bene, si però sta. non so Oggi quanto. quasi anticipo di primavera anche qui, perché effettivamente questa mattina non si può dire che faccia freddo, No, 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 Sciura. direi proprio di no. Elena, buongiorno alla Sciura Ornella, ma che bella, Buongiorno. dice questa storia, che sono tutti Vedi, beh, affascinati perché da anch'io questa sono storia. rimasta, perché è bello Quindi, sapere. Dice, pochi lo sanno, perché esatto, voglio dice, dire. alle 10 di ogni mattina, scrive De Simone, alle 10 di ogni mattina, quando il campanello dava a noi studenti il segnale dei 10 minuti di La intervallo, campanella esatto, classica, quindi si sì. correva giù al portone all'appuntamento con un vecchio uomo dai baffi enormi, quindi non si sa esattamente. Ah. Quell'uomo aveva una cesta e nella cesta dei piccoli spiedini di legno dove infilzata c'era della frutta cotta dolcissima, coperta di zucchero. E questo è bello perché e Mariazzi Grimaldi lo chiama Roberto, anche se effettivamente Un nome di Roberto fantasia, Caramella come probabilmente. nome di Comunque, di fantasia. cavato il caramella lo E chiamiamo questo così signore, perché. esatto, e questo signore Perbacco, che bella storia. L'altro giorno ci ha raccontato degli scavi vicino al Duomo, alla ricerca di un tesoro che in realtà non c'è. E E oggi questo questa personaggio. storia veramente bella. E quando finiva l'anno scolastico, questo signore si trasferiva in riva al lago e vendeva le cartoline. Ah, beh, ma che bella storia. Allora, un saluto da Salso Maggiore a Lorena.
e poi Luigi da Lurate, Luca da Novara, Agnese buon giovedì grasso, già, oggi è giusto, Valeria, dirlo. Gunes, Lorena, buongiorno, Claudio, buongiorno anche a te, un caro saluto. Sandra, buongiorno, che bella storia, Mainz, Germania, un saluto anche ad Achille, buongiorno a te, Lorena, già siamo partiti un po' dopo, Gloria, Sandra, Anna Rita, e poi Gunes, e poi Rosina, insomma tanta gente che ti saluta. Grazie. E che sono contenti di aver, perché io stesso non lo sapevo, allora qui fuori dal liceo Volta, dove oggi siamo, sì, via qua, Cesare Cantù, ma anche dalla parte opposta dove ci sono le magistrali, e diciamo che negli quest'uomo anni ha lasciato un segno senza far nulla di particolare. Buongiorno signora Luisa, un saluto anche al signor Sergio, Anna Rita, Achille, Sergio un abbraccio, l'Asciura Ornella, Mary, e beh in effetti l'Asciura è fonte di grande cultura, però certo. Guarda, l'uomo delle palline dell'albero di Natale, quindi un'altra c'è un'altra storia, un altro uomo, scopriremo masco, un'altra storia settimana un prossima. Ciao Paolo da Saronno, 6 gradi, ecco anche qui, allora il cielo è diciamo mediamente sereno, sì, anzi, no, sì, c'è sereno. Qualche nuvole, ci sono le scie degli aerei, come, guarda, c'è una X, fanno una X queste scie, vedi, hanno fatto una scia. Hai visto Sanremo ieri? Sì, sì, un pochino. Io fino alle 11 perché poi Will è no, anche dopo, anche ecco, dopo. Ecco, devo dire una cosa, ieri c'è stato Giovanni Allevi, ah, mi sì, sono sì. molto riconosciuta, Giovanni visto Allevi. Che ha la mia malattia. Cioè, Giovanni Allevi che ha avuto appunto dei problemi importanti, poi però si è rifatto, si è riscattato. No, però non è guarito, no, come non sono guarita io, però ha fatto il mio stesso percorso ed effettivamente durante la malattia si riscoprono dei valori, che magari nella quotidianità non danno importanza. Quello del maestro Allevi in effetti è una bella testimonianza, sì, lui hai ragione. Lui ha mieloma, io leucemia mieloide, quindi bene o male è la stessa cosa. Però salutiamo... il non so nostro chi amico salutare. Felice, Gianfelice di Monte sì, Sordo. Certo, grazie delle chiacchiere, mi sono arrivate. Dopo Virna, buongiorno, un saluto a te, a Rosangela, Rosa, buongiorno, che belle storie che ci fa sapere. Sei troppo giovane per sapere alcune cose. E no, ma no, questa è negli anni 30. Ciao lette, Monica, no, buongiorno. Grazie, sì, è vero, no, Rosa no. Maria, che belle storie che ci racconta l'Asciura Ornella. Buongiorno da Senna, Antonino. Che comunque Dolores, un abbraccio all'Asciura Ornella. È la domanda, ma adesso ci sono persone che possono lasciare il segno anche senza fare niente? Non lo so, perché siamo presi. Allora, da il Fritz ci cose. Chiede, ma è carnevale? E di fatto teoria, a Como è martedì prossimo, sì, martedì grasso. Oggi è giovedì grasso. Oggi è giovedì. Ma non fanno, cioè non Non ci niente. Sono grandi iniziative no. assolutamente per questa edizione. In Svizzera sì, perché Lorenza, io che abito buongiorno. Vicino a Chiasso si sente sempre un sacco. Antonio, buongiorno da Mariano, buongiorno Lorenza, un abbraccio alla Sciura Ornella che ci legge storie bellissime. Sì. Romeo, un brava e bella, l'Asciura Ornella, beh, Maria Luisa, Farina. Rosangela, Rima, bella Anna Maria, un saluto l'Asciura Ornella, ciao Antonino da Mariano. Direi che Sciura, grazie di averci grazie illuminato voi. Con queste bellissime Sono storie. Cose un po' particolari, allora, però particolari. L'uomo delle palline dell'albero di Natale, dell'albero la prossima Natale. Storia. Ciao Mara, buongiorno, un caro saluto anche a Rosa. Ah, no, prima però dobbiamo parlare del Tavà, settimana prossima parliamo sì, del giusto, Tavà, carnevale. Perché a carnevale si parla del Tavà. Quindi c'è il Tavà, intanto esatto. lasciamo entrare gli studenti qui al liceo Volta. Entrare. Sono tutti fuori però. Beh, stanno, vedi, alcuni adesso stiamo un po' lontano perché sono tutti minori, quasi tutti minori. Alcuni stanno ripassando, altri stanno chiacchierando, è il prescuola, no? Alcuni ripassano, leggono come quella ragazza. E insomma c'è un po' anche la tensione del certo. prescuola. Carnevale di Cantù bellissimo, Agnese, domenica, Cantù seconda sfilata, perché Cantù è il carnevale ambrosiano. Anita, buongiorno, un saluto a te. Emanuela Ornella, ci fai del bene? E lascerai un bel segno. Speriamo. Costanzo, Francesco, Arcangela della Toscana, Valeria, il titolo del libro che ci legge l'Asciura Ornella, grazie, adesso aspetta, te lo faccio sì, sapere ragione, Valeria. Scusate, sempre il libro della famiglia Comasca. Como ieri, di Natale Gagliardi, appunto, edito. Ed edito dalla famiglia dalla Comasca. Famiglia Comasca, sono storie, sì, aneddoti. Si parla sia dei posti, dei luoghi, poi questi erano personaggi particolari. Molto belli. Comunque molto belle. Molto belle storie. Ciao Valeria, un saluto a Dolores, a Gianluca, grazie, continuano i saluti. Grazie alla famiglia Comasca. A Katia da Seregno e a Ornella. Buongiorno anche a te. Ciao Sciura, grazie Ciao ancora, Ciao, buona ragazzi, giornata. Ciao ragazzi, a settimana prossima.